faccia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Ma ben ritrovati cari amici ed amiche. Oggi sono molto chic con questa cravattina, la puscettina incordinato, non vi dico. Mi sento proprio quasi un businessman, se vogliamo. No, che dire, oggi una bellissima puntata, un'altra puntata dedicata a un cantautore, cosa che ci piace molto, ma vi svelerò subito l'ospite dopo la pubblicità. Il Gatto e la Volpe, ristorante e pizzeria in via 24 Maggio a Melzo, dove la qualità e la serietà sono all'ordine del minuto. Al Gatto e la Volpe potrete degustare un'ottima cucina ed eccellenti pizze con i vari impasti, integrale, agli spinaci e tradizionale. Passate a trovarli e rimarrete soddisfatti. Parola del Rudy! Ma ben ritrovati! Allora, come dicevo poc'anzi, chiaramente abbiamo un grandissimo ospite oggi. Apriamo però prima le danze. Vai! E allora, ci siamo, certo che ci siamo! Lui è un grande personaggio, chiaramente canta, scrive canzoni, ha collaborato con dei nomi importanti. Sono molto contento oggi di darvi un prodotto molto carino, molto simpatico, come sempre, almeno mi auguro, la Valigia degli Artisti nel quotidiano vi può offrire questa grande, come si chiama, questa grandissima opportunità di dimenticarsi un po' della vita normale e di ascoltare delle voci nuove, tutti gli artisti. E quest'oggi abbiamo in studio, pensate un pochettino, un cantautore dal nome Ari! Ciao a tutti! Oh, botta! Bene! Ciao, grande Aris! Ciao a tutti! Come stai? Sto molto bene, grazie. Oh, che piacere innanzitutto averti la Valigia degli Artisti, Facciamo mettere un piccolo sottofondo musicale che almeno così ci allieta nel disquisire con questo nostro ospite, che non è mai male, anzi. Bene, la musica è sempre piacevole. Sì, soprattutto quando si ascolta, eccola qua. Va per magia, arriva... Arrivato ancora Roadhouse Blues, siamo affezionati. No, a parte gli scherzi, senti caro, volevo capire da quanto tempo è che tu canti? Allora, io a livello professionale è un anno, sono uscito con tre singoli e insomma quest'ultimo, Non puoi capirci, che attualmente sta andando in radio e ha ottenuto grandi risultati, con piacere, insomma. Ma in quelle in radio? In radio, radio adesso sai italiana. Che stanno nascendo tantissime radio sul web. Certo. Cioè sono un botto, veramente. Invece tu sei a Radio Italia. Abbiamo fatto un sacco di radio italiane, insomma. Ah, italiano, ok. Sì. È entrata anche in classifica, siamo molto contenti di questi risultati che abbiamo ottenuto. Con Non puoi capirci. Beh, io però cominciamo a arrivare agli arbori del cantautore Aris, chiaramente. Sì. Quando hai avuto la sensazione di dire io devo veramente cantare, a me piace fare questa cosa? Quando hai avuto questa, diciamo, boom, spinta, se vogliamo, artistica, per poi dopo metterla in pratica, chiaramente? Beh, è iniziato tutto da piccolino, io cantavo già, insomma, mi è sempre piaciuta la musica in generale, poi cantare per me è la cosa più naturale che possa accadermi, quindi per me è tutto molto naturale. Però vederla sotto l'altro punto proprio di vista lavorativo, è qualche anno che io come lavoro... canto nei locali. Ah, così fai, lavorerai sicuramente con dei programmini. Sì, canto in live. Fai live. Sì. E quali sono le canzoni che vanno, o che ti piace più interpretare, chiaramente? Ma ce ne sono tantissime. Io canto che va quasi, per la meglio? Ma canto molto bene Renga, molto bene Mengoni, canto... Ah, perciò hai questa struttura vocale molto alta. Sì, abbastanza, sì. Ok. E da quanto tempo è che fai queste serate in giro? Sono 3 anni che mi mantengo con la musica. Bravo, e insomma faccio questo lavoro qua. Bravo, sì. Io lo dico spesso alle persone che incontro, perché facendo serate, io sono 27 anni che sono in giro a fare serate. Bene. Non è un giorno, no? Io mi ricordo che
Quando andai una volta dei personaggi che erano Le Piccole Ore, un gruppo storico degli anni 60, dicevano, sì, ho capito, a me piace fare questo, fare quell'altro, però se vuoi fare il cantante devi fare le serate. È vero. Perché le serate strutturano l'artista, insegnano a stare su un palcoscenico, essere più disinvolto, non avere paura poi tra l'altro di esprimersi, perché tante volte il potenziale viene tagliato fuori dall'emozione. È verità. E questo perché? Perché si va a un karaoke, fai due canzoni e pensi di essere un cantante. I veri cantanti sono quelli che riescono a reggere due ore di spettacolo e che fanno tante serate. Sono quelle che ti strutturano realmente come artista. Io lo dico, non smetterò mai di dirla questa cosa. È vero. E mi auguro che in questi tre anni tu, diciamo, sei riuscito a prendere più padronanza della tua persona, della tua voce sicuramente. Certo. E farai uno spettacolo piacevole, no? Certo. Ecco. Io tra l'altro ho fatto tanti concorsi, anche questo mi hanno formato, mi hanno aiutato anche a prendere sicurezza anche di fronte a molta gente. Certo. Abbiamo fatto tante cose molto carine, insomma, sono tante da elencare. Che poi io so che sei all'interno della compilation della GN Record di Giancarlo Prandelli. Poco fa... Vuoi parlarci di questa cosa? Ok, pochi giorni fa, con grande piacere, ho partecipato in Piazza della Loggia, qua a Brescia, con i miei due brani. E sono nell'album e sono molto contento di questa cosa. Con quale brano? Con Non Puoi Capirci, non che puoi tra capirci, un po' canteremo. Quello che ci farà ascoltare poi, chiaramente. Sì. Senti, ma la cosa che mi incuriosisce, e sicuramente ci incuriosisce anche i telespettatori da casa, chiaramente. Hai collaborato con Viola Valentino. Innanzitutto facciamogli un applauso a questa persona. Grazie. Alla Viola Valentino. Sì. Perché sembra una stupidata, però sono quelle persone che hanno fatto pochi brani, però che hanno lasciato il segno e per sempre rimarranno, perché quando fai Comprami nelle serate la gente va in delirio, parliamoci chiaro. Assolutamente. Cioè è un po' come Sarà perché ti amo con i ricchi e poveri, diciamo a questo volume di regime altissimo che piace molto, perciò la Viola rimane sempre un'icona della musica italiana e questo a noi ci piace veramente tanto. Ciao Viola! Ciao! Ciao! Bene, raccontaci un pochettino com'è stata questa new adventure con la grande Viola, sì, vai. È iniziato tutto quando ho conosciuto Seba, che era il mio ex produttore, che abbiamo fatto un paio di brani insieme, tra cui il secondo si chiamava Smeraldo e lei ha cantato con me in questo brano, insomma. Ah. Ha partecipato con gioia e devo dire che è stata una persona veramente speciale. Deve essere una persona molto affabile, umile e poi è una grande professionista, anche lei è uno storico. Ricco di successi, che non è poco. Sì, sì. Senti, ok, ci fa molto piacere questa cosa, chiaramente, e vorremmo che tu adesso ci faresti, ci regali più che altro la prima canzone delle due che ci farai ascoltare, dal titolo Semplice. Si chiama Semplice, ma non è. Perché? Non è un brano molto semplice, ha un contenuto abbastanza importante. Di cosa parla? Parla di una persona che parla con un'altra persona, ma in realtà questa persona non è distaccata da lui. Ah. Parla, è come se il dualismo non ci fosse non in ci questo fosse. Caso. Perciò parla... Parla di lui dentro, all'interno. Di se stesso, per farla breve, cioè si fa le domande, si dà le risposte. Questa è la cosa semplice, no? Se vogliamo mettere a senso pratico, giusto? Poi tra l'altro questo brano è stato proposto a Sanremo di quest'anno. Ecco, infatti, Sanremo cosa Giovani, ti devo chiedere? È arrivata a 69esima. Su quanti? Su 8.000. Vabbè, un applauso circa. Ci sta, dai. Ci stai come? 8.069. 69 è un bel risultato. Sì. Allora diamo impostazione che l'ascoltiamo questa canzoncina. Cari telespettatori, oggi una canzone molto semplice, dal titolo Semplice, canta Aris. Vai. Grazie. Senti queste mie parole, sono state scritte per te. Non fanno poi così rumore, in fondo siamo io e te. Così ti voglio raccontare la nostra verità e lo farò con semplicità.
e continueremo a vivere lasciando i pensieri senza numeri liberi. Ora sento i brividi perché ti parlo di me, in fondo io sono te. Donato a me. Il sole che calava, eravamo io e te, quelle smorfie, un selfie e ridere, la notte in bianco e essere sazio, sapore di te. Non pensare al domani e vivere, mangiare insieme e poi bere un caffè, quando ti senti parte di qualcosa che è più grande di te. E continueremo a vivere lasciando i pensieri senza numeri liberi. Donato a te. Ma che meraviglia, Ari, semplice. Grazie. Siediti un attimino. Ma è proprio molto molto bella, molto orecchiabile questa canzone. Complimenti. Grazie. È piaciuta molto, dico la verità. Grazie. Anche perché ci sono poche le canzoni che mi acchiappano veramente. Io ho un caro amico che viene a trovarci qua alla Valigia degli Artisti, si chiama Jim Malaga, che saluto sia lui che al Sergio, che il suo discografico. Sì, una grazie. Ha fatto una canzone, L'amore è uno straniero. L'ho obbligato a farmi dare la base e il cantato, perché voglio farla nelle serate, perché sono quelle canzoni che acchiappano. E questa è una di quelle che mi ha fatto vivere una bella emozione. Bene, grazie, veramente. Ti ringrazio. Senti, allora arriviamo a questa seconda canzone, non puoi capirci, in classifica musica indipendente italiana. Sì. Cosa vorrebbe dire, scusa? Sul monitoraggio Airplay, che ci sono tutti gli artisti che cantano, vengono monitorate le radio, i passaggi radio del brano, e essendo che è piaciuto così tanto il mio brano, è entrato in classifica. Ma che bello. Beh, sì, allora, sì, facciamolo entrare anche alla valigia degli artisti a questo Dai, punto. Dai, sono lieto. Impostazione. Ecco, è ritornato il nostro Aris con una bellissima canzone, Non puoi capirci. Vai. Wow. Non credere che vivere sia facile. C'è luce, sai, dentro di noi. Apri gli occhi e lo vedrai. Non puoi capirci niente, no, non puoi capirci. Non puoi capirci niente. Non puoi capirci niente, no, non puoi capirci. Non puoi capirci niente, no, non puoi capirci. Non puoi capirci niente, tanto tutto il mondo è così. Io vedo il cielo capovolto e mi piace da qui. Non puoi capirci niente, tanto tutto il mondo è così. Io vedo il cielo capovolto e mi piace da qui.
vivere addosso gli anni che non sai. Servono poco se ti senti, menti, voli attenti, planate dolce senza che lamenti. Distanze che non sono realtà, e devo forse aver pietà di questa umanità che prende ma non dà. Allora me la prendo io questa realtà, tanto tutto il mondo è così. Il Gatto e la Volpe, ristorante e pizzeria in via 24 Maggio a Melzo, dove la qualità e la serietà sono all'ordine del minuto. Al Gatto e la Volpe potrete degustare un'ottima cucina ed eccellenti pizze con i vari impasti, integrale, agli spinaci e tradizionale. Passate a trovarli e rimarrete soddisfatti. Parola del Rudy. Oh, ma grande il nostro Aris, eh? Oh, grazie. Mamma mia, questo bellissimo brano. Grazie. Dal non puoi capirci. Non puoi capirci, questa, diciamo, mi stava dando la mano. Sì, non capivo. Ci stavamo ripresentando ancora, sì, infatti, a fine puntata. Beh, un bel sound, un piace. Funky molto, molto futuristico, carino. Molto carino, con questa diciamo, assomiglianza un po' alla hip hop, se vogliamo. Sì, un po', sì, un misto. Sì, ce l'ha. Molto, molto carino, bella, bella. Perciò vuoi dare gli indirizzi ai nostri telespettatori dove possono contattarti eventualmente per avere informazioni in merito a dove trovarti o in merito a qualche serata che farai per poter poi dopo per poter dare modo alle persone di poterti venire ad ascoltare, chiaramente. Perfetto, va bene. Vai. Allora, volevo dire innanzitutto che fra un po' uscirà un mio album e volevo dirlo qua in questa rete. E, i contatti sono su GN Records, okay. Il sito della GN Records o anche dalla mia pagina Facebook Aris, che è la mia pagina ufficiale. Perciò se hanno bisogno di contattarti possono contattarti. Certamente. Giusto? Ok. Certamente. Beh, facciamo un bel applauso. Grazie. E allora che dire, apriamo subito le danze, vai! Frizzantina la puntatina di quest'oggi! Ci è piaciuta molto perché il personaggio c'è di brutto. Se avete notato, io l'ho notato, buca lo schermo, vuol dire che allora ha la faccia giusta per poter intraprendere questa carriera, oltre che le canzoni, chiaramente, che avete avuto modo di ascoltare, che non sono canzoncine, sono canzoni di alto livello. Perciò mi raccomando, se sentite, se avete qualche informazione su questo cantante Aris, andatelo a vedere perché ne vale veramente la pena. Nel frattempo ringraziamo Mr. Aris. Grazie. E a voi, cari belle bambine da casa, un bacio e una buona continuazione. Ciao!
sveglia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio.